Ciao a tutti, eccoci qui finalmente con un nuovo video. Oggi vi voglio proporre una mini stampante, questa Canon Zoe Mini. Una stampante che stampa con tecnologia Zinc su pellicole di formato 2x3, cioè 5x7,6 cm, e permette di stampare subito, immediatamente, le nostre foto fatte con lo smartphone o tablet, collegato ovviamente con la stampante tramite Bluetooth. Oppure direttamente condividere le foto direttamente con i maggiori social media. Pesa 160 grammi, quindi molto molto poco, e ha una batteria da 500 mAh, che sarà sufficiente per stampare tante foto. Ovviamente, essendo una mini stampante, è portatile, si può addirittura inserire in tasca senza alcun tipo di problema e portare in giro, non so, una festa, in ferie, da qualsiasi parte voi vogliate. Allora, per poter stampare le foto si userà un'applicazione proprietaria della Canon, la Canon Mini Print, che potete trovare nei maggiori store. Praticamente con questa applicazione potrete anche regolare il colore, inserire delle emoticon, personalizzare, insomma, completamente le foto, oltre a tante altre funzioni. La più simpatica che mi viene in mente è stampa puzzle. Praticamente potrete creare un poster di una vostra immagine, composta da 4 o 9 stampe, quindi devo dire una funzione molto molto carina. Nella parte posteriore troviamo il foro per il reset, i due fori per inserire un laccetto da polso, il LED della carica e di fianco la porta per poter caricare micro USB. Di lato invece troviamo il pulsante di accensione e la spia LED, che indica anche quando la batteria sta per scaricarsi o comunque il livello della batteria. Davanti invece da dove escono le varie foto.
Allora, avete potuto vedere come stampa questa Canon Zoe Mini, come avete visto niente di particolarmente difficile. L'applicazione, la Canon Mini Print, è intuitiva e facile da usare, con gli ultimi aggiornamenti funziona molto molto bene, quindi non dovreste avere alcun tipo di problema. E questo smart sheet che avete visto nella spiegazione di come si inseriscono le pellicole nella Canon Zoe Mini, mi raccomando, non buttatelo via finché non finite il pacchetto con i 10 fogli, perché nel caso in cui ci fosse una qualità di stampa non soddisfacente, questo serve anche per ricalibrare la stampante e pulire eventualmente la testina di stampa. Quindi mi raccomando, conservatela finché non avete finito il pacchetto, perché questo vale solo per il pacchetto in cui è inserito. Direi che abbiamo detto tutto per quello che riguarda questa Canon Zoe Mini. Io mi sono trovato molto bene, la qualità di stampa è per me più che discreta. È chiaro, non raggiunge la qualità di stampa di un fotografo. Quindi se avete quelle esigenze non è il prodotto che fa per voi. In descrizione vi lascio i link della stampante più le varie pellicole, ricariche di pellicole. E se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, altrimenti iscrivetevi al canale. Un saluto da Alessandro Cova. Ciao a tutti!